One Podcast. Disney in crisi negli Stati Uniti. Colpa del politicamente corretto? Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale, come facciamo tutti i giorni, parliamo di innovazione col nostro pensiero critico. Oggi parliamo di Disney perché negli Stati Uniti sta succedendo veramente l'inverosimile, perché addirittura sembra che il woke, il politicamente corretto estremo, sia un problema per Disney, che come sapete negli ultimi tempi ha abbastanza schiacciato il piede sull'acceleratore su scelte di correzioni, modifiche di storie che hanno fatto, diciamo così, la storia della Disney. E c'è anche lo zampino del CEO. Andiamo con calma, partiamo dai dati. Il film Disney Wish ha deluso le aspettative di incasso, secondo quello che dicono i giornali e i quotidiani, lo stesso amministratore delegato, guadagnando solo 180 milioni di dollari a livello globale, mentre il budget di produzione era 200 milioni, quindi insomma siamo sotto. Il film ha avuto un sacco di critiche, un successo moderato fuori dagli Stati Uniti, con in particolare successo dell'Italia, nostro paese. Effettivamente il film era in giro tanto, Francia, Germania e Gran Bretagna, e la cosa che fa più arrabbiare chiaramente Iger, il CEO di Disney, è che Universal ha superato Disney al botteghino mondiale dell'anno precedente grazie chiaramente a Oppenheimer, Super Mario ed altri film. Quello che dicono i media è che si sospetta che il crescente focus, cioè la spinta sull'acceleratore della politica, diciamo così, politic correct, il woke estremo da parte della Disney, per esempio come la revisione sulla favola di Biancaneve, abbia influenzato in maniera negativa l'accoglienza del pubblico. Lo stesso Bob Iger ha detto in un'intervista al New York Times che i nostri creatori hanno perso di vista quello che dovrebbe essere il loro obiettivo numero uno: dobbiamo concentrarci sull'intrattenimento, non sui messaggi. Sembra di sentir parlare Elon Musk, non Bob Iger, il CEO di Disney. E tra l'altro, vi segnalo questo articolo su Huffington Post, in un'intervista l'esperto Grignaffini ad Huffington dice: un messaggio forte a tutta l'industria. Quando l'esigenza di rispondere ai dettami del politicamente corretto diventa dominante, vengono sacrificate la libertà creativa e la naturalezza del racconto. E il pubblico lo sente. Ma è davvero così? Nella storia delle favole c'è sempre una grande confusione. Per esempio, prendiamo Biancaneve. Nei Fratelli Grimm, la, diciamo così, analisi iniziale 1812, la prima pubblicazione del 20 dicembre 1812. Ecco, la storia era completamente diversa, era molto più crudele, aggressiva, complicata. E tra l'altro è stata tradotta e modificata in tante situazioni europee e anche americane. La Disney all'epoca la, come dire, colorò un po', la edulcherò un po', la modificò, e come tante altre storie che arrivano a noi, che cambiano a seconda dei messaggi del tempo. Potete anche verificarlo su Wikipedia, anche nell'edizione italiana di Wikipedia ci sono tutte le versioni della storia che cambiano. Quindi giusto l'approccio Disney? Eh no, neanche lì. Le modifiche alle storie rappresentano i tempi, ma soprattutto le aspettative dei bambini, e devono in qualche maniera raccontare un mondo che cambia, ma raccontando sempre sogni, magie. E non è detto che se mettiamo le magie e i sogni della politica, degli adulti, nelle storie dei bambini, questo accada. Raccontare storie è veramente complicato, e poi diciamo il successo lo decide il pubblico, lo decidono le persone, ma soprattutto lo decidono i bambini, in un'epoca questa veramente pazzesca, straordinaria, ma molto difficile per raccontare storie credibili. E voi cosa ne pensate? Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, tutti i giorni qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale per raccontare storie? No, innovazione e lasciare a voi l'opinione. Ognuno di voi si fa un sacco di opinioni. Questo è il caffettino, tutti i giorni lo facciamo, e se ti piace segui il caffettino ogni giorno. Come lo dice il dottore? No, come lo dici tu. Buona giornata!